che voce? No, vabbè. Cioè, ma avete sentito che voce? Ma che voce avevi? Scrivilo nei commenti se giocavi già a questo Fortnite. Soprattutto se facevi 1v1 in parco giochi. Ti mettevi d'accordo col tuo amico quando partire. Sono passati circa 5 anni da quando ho caricato il mio primo video sul canale e oggi ci farò la reaction con voi, perché sicuramente alcuni di voi non l'hanno mai visto e quindi oggi farò la reaction insieme a voi. Prima però vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate like e attivate la campanella delle notifiche in modo da restare attivi su tutto quello che faccio in questo canale. Detto questo, iniziamo subito la reaction. Cioè, vi dico soltanto che la voce è veramente stranissima. Adesso ascoltiamo insieme. Allora, ecco qui il mio primo video, si chiama Faccio 1v1 con Nezak e succede questo. Cioè, l'ho caricato, guardate qua, 5 anni fa. Cioè, 5 anni. Direi di iniziare a guardarlo subito. Ma allora, ci siamo? 3, 2, 1, vai. Oh. Oh. Bella ragazzi, sono Massa e Zen, benvenuti in questo nuovo video. Ma che voce? No, vabbè. Cioè, ma avete sentito che voce? Ma che voce avevo? Bella ragazzi, sono Massa e Zen, benvenuti in questo nuovo video. In questo primissimo video di questo canale. Questo primo video ve lo porterà un uomo con Nezza. Quindi mi raccomando, lasciate 20 like e iscrivetevi al canale. Buona visione, raga, ci vediamo stasera. 20 like, poi non faccio 115, vabbè, un omino con Nezak ci sta. Cioè, comunque, prima di continuare vi spiego, io seguivo Nezak su YouTube, nei suoi live, non so se lo conoscete, penso di sì. Io già facevo video, cioè comunque già avevo un canale vecchio, cioè io faccio video da veramente tanto. Però seriamente da 5 anni, come comunque ho caricato questo video, ok? E diciamo che grazie a lui ho deciso di continuare a fare live, perché comunque mi ha ispirato, mi piaceva quello che comunque portava, cioè Fortnite. E quindi ho iniziato a fare prima video e poi piano piano live. E poi vabbè, siamo arrivati qua. Iscrivetevi al canale, buona visione raga, ci vediamo stasera in live. Bella raga. Madò. Che intro, veramente. Se lavorate sul canale di nuovo, lasciate like e scrivetelo nei commenti. Continuiamo. Ok. Partiamo subito, Nezak. Va. Dobbiamo prendere le... Ma build fight, vero? Sì, build fight, sì. Ah, boh, giusto un po' di mitraglietta. Sì, ok. Sì, devo far mangiare. Ok, vai. Appena voi. Vai, 30. Ok. Cioè, non so se si sente dalla voce nel video, ma non potete capire quanto stavo in ansia. Cioè, io stavo nel party con un mio amico, all'improvviso scrivo a Nezak su Telegram: oh, ma quanto facciamo questo 1v1? Visto che comunque già ne parlavamo, ecco, ci dovevamo soltanto organizzare. Ho scritto e ho detto: quando lo facciamo? Lui mi ha detto: oh, guarda, dammi 10-15 minuti e ci sono. Io ho appena letto 10-15 minuti. Cioè, non capivo più niente, perché dico, oh, madò, cioè, 1v1 così, subito. Cioè, magari mi diceva, guarda, lo facciamo domani, io stavo più tranquillo. Invece no, lui dice, 10-15 minuti. Vabbè, facciamo su 1v1. Sì, vabbè, qua buildavo veramente pianissimo. Bella. Ecco. Oddio, no. Mamma mia, il vecchio forte. E vabbè, parte due, vabbè, perché mi ha preso due volte. Io manco una. Vabbè, lasciamo stare, va. Con l'ansia che avevo, figuriamoci se... Già normalmente non prendo i colpi, figuriamoci quando sto in ansia. Proprio... Cioè, i colpi vanno proprio agli alberi. Vabbè. Vai. Vai, vedi. Ma quando ancora non sapevo fare... Ecco, ecco, quando mi viene bene. Io ho sbagliato. Mamma mia. Non me l'aveva messo il muro. Ma tipo... Non averlo messo. Se non ricordo... Se ricordo bene... Se ricordo bene ti provo a fare la giocata, però no. Non va. Ecco. Potevi saltare, Nezak, però dai. Potevi saltare.
quanto tempo è passato. Spara da solo. Madonna. Cioè qua, allora il video l'ho tagliato un po', però guardate, cioè perché se mettevo tutto durava praticamente un film, cioè diventava un'ora durava. Qui mi sembra, faccio vedere quanto stavamo. No. Vado. Cioè guardate là, stavamo già 7-0, mo non si legge perché sta la web, ma aspettate, ecco. Cioè stavamo già 7-0, cioè vi rendete conto? Oh. Appena detto 1v1 ho già detto questo. Allora adesso lui tipo mi ha chiesto cosa hai fatto quando ti ho scritto facciamo 1v1. Ecco, sentite cosa gli ho detto. Io stavo in ansia, vi dico solo questo, sentite. Appena detto 1v1 ho già detto questo. Cosa mi... Ho detto questo mi schiaccia, non lo so. Cioè, potevo dire qualsiasi cosa, ho detto questo, potevo dire questo, non lo so, questo mi killerà tante volte, questo mi non mi farà fare manco una kill. Io ho detto questo mi schiaccia, cioè cos'è? Cioè cosa dicevo? Questo mi schiaccia, cos'è? È un gigante, porco. Quando stavo in ansia, boh, dicevo di tutto. Potevo dire tutto, ma non schiaccia, cioè... comunque non sei scherzo a pizzare, secondo me però devi imparare anche. Lo so, no, me lo dicono pure i miei amici, che c'è build solo. Quello che faccio adesso praticamente, build solo. Okay. 07, no, fai 05. Però la mira c'è, diciamo. Guarda, mi aspettava. Vabbè. Ok, va. Che grande. Siamo che ne è sta. Vai. Guarda. Quello chiuso. E però lui subito se n'è andato. E lui comunque... A quel tempo comunque era uno dei player più forti in Italia, anche adesso è fortissimo, cioè veramente. Non capivo niente, talmente costruiva veloce. Guarda là, va. Ogni costruzione mi faceva un hit, cioè. Va? Ecco qua. Mamma. Adesso salga, prima hit. Ecco. Seconda. Terza. E mi ha ucciso. Sembrato adesso. Seconda. Ma lui... Ah, stava nei Void. Mamma mia, i Void. Mamma mia. Che team. Che poi dovete sapere che io... Pensavo, cioè, pensate cosa... Pensavo, cioè vabbè, sembra uno scioglilingo, però vabbè, dai. Cioè io, dopo questo 1v1, ho fatto anche tipo un montage dove dico Void, fatemi entrare nel team. Cioè io volevo entrare nei Void e pensavo di entrare, invece non ci sono entrato, però vabbè. Mamma mia, quando si facevano gli 1v1 in parco giochi. Ma chi ci stava in questo... Chi è che giocava già a questo Fortnite? Cioè scrivilo nei commenti se giocavi già a questo Fortnite. Soprattutto se facevi 1v1 in parco giochi e ti mettevi d'accordo col tuo amico quando partire. Vabbè, buonanotte, da là. Che stavo facendo? Madonna, ma cosa? Cioè, proprio mi saltava. Cioè, proprio. Boh, usciva da ogni parte, usciva. Per cui io provo a prendere l'high ground, dico, ma ce la farò. Prenderò l'high ground. Lo prenderò. Mi giro.
No. Vabbè, c'è Nezek. Ciao, bro. E finisce così. Con un rage quit. Però dai, è stata comunque una cosa bella da fare. Quindi questo è il video, spero vi sia piaciuto. Nei commenti scrivetemi cosa ne pensate di questo 1v1, se secondo voi sono stato abbastanza forte, oppure se ero proprio uno scarso di non lo so, uno scarso scarso. E niente, noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao.